Allora, Carlo Calenda, lei a febbraio aveva detto che non si sarebbe candidato alle europee, invece adesso è capolista in 4 circoscrizioni, anche Matteo Renzi peraltro è candidato in un'altra lista e lui ha detto che andrà a Bruxelles, lei non ci andrà, e, però siccome aveva detto che sarebbe raccontare una balla agli elettori, no, cosa l'ha fatto cambiare idea? Non avevo mai detto questo, per la verità, avevo detto una cosa diversa, avevo proposto con Tajani che tutti i leader politici non si candidassero, dopodiché avevo sempre detto, certo, se si candideranno poi dovrò valutare, anche perché noi abbiamo una lista veramente di persone di primo ordine, di prima classe, molti però sono tecnici e il punto è dargli una mano, quindi io ho aspettato fino alla Meloni. Quando la Meloni si è candidata ha detto non posso fare a meno, però non sto chiedendo le preferenze per me, né lo faccio stasera, ma dico andatevi a vedere le liste, sono fatte da persone, dal generale Camporini alla prorettrice dell'Università di Milano, al massimo esperto di energia nucleare, insomma sono persone davvero straordinarie, votate loro. E sulla scheda ci sarà scritto Azione per l'Europa? Sulla scheda c'è scritta Azione, siamo europei. Siamo europei, sì. Ecco. Questo magari curioso. E Emma Bonino, perché ha detto che lei spreca migliaia di voti di europeisti? Io non lo so, peraltro Emma Bonino nel 2019 ha fatto esattamente la stessa cosa, cioè si era candidata dicendo non ci vado ma lo faccio per trainare la lista. Io non credo che siamo destinati a sprecare nulla, ma al di là di questo penso che è molto difficile per un elettore comprendere una lista dove dentro c'è gente che andrà col Partito Socialista, gente nella che lista della Bonino, sì. Dice. Gente che andrà col Partito Popolare, gente che andrà col Partito Liberale, una lista che dice dal giorno dopo ognuno per conto suo e dà il senso di una cosa che è molto messa insieme solo in vista del rischio del quorum. Noi quello che cerchiamo di fare invece è di avere una cosa però che lei è un rischia progetto. Di non averlo il quorum. Ma guardi, nella media dei sondaggi siamo al 4% nell'ultima rilevazione. No, l'ultima rilevazione, lo so benissimo, parlo delle ultime rilevazioni fatte. Io credo che andremo molto meglio, ma il punto è un altro. Il punto è che noi abbiamo bisogno di costruire in Italia e di proporre agli elettori qualcosa che sia minimamente comprensibile. Se tu fai una cosa che va da Cecchi Paone a Mastella, poi ci metti l'imprenditore secondo a Milano dopo la Bonino, che ha votato contro le armi all'Ucraina, che dice che Putin ha ragione, che l'Arabia Saudita non c'è l'obbligo del veto, che è la gente che capisce di tutto questo. La gente che capisce. Marco Travaglio, che partita si sta giocando, Calenda, a queste elezioni europee? Ma io mi ero trovato molto d'accordo con lui quando il 20 gennaio a Tagadà sulla 7 aveva dichiarato io non mi candido perché penso che si deve candidare chi va in Europa, se si candida e sa già di non andare in Europa è uno svilimento degli elettori, è una presa in giro degli elettori, allora perché io devo prendere in giro gli elettori? Ecco, io sono d'accordo con lui e rimango di quest'idea. Calenda avrebbe fatto un figurone se come Conte e Salvini non si fosse candidato, visto che ha già dichiarato che è candidato per un posto che non occuperà. Per spingere gli altri candidati ovviamente il leader fa la campagna elettorale, non c'è bisogno che metta il suo nome per prendere in giro gli elettori e poi far passare uno che gli elettori non hanno indicato e che nemmeno conoscono. Il suo nome oscura quello degli altri, se uno non vede il suo nome si informa su chi sono gli altri, se sono bravi come dice lui li vota, ma se lui mette il suo nome, come aveva detto, prende in giro gli elettori. Detto questo, penso che lui stia giocandosi la partita che si giocano tutte le liste che sono al limite del 4%, quindi intanto è una partita di sopravvivenza per esistere in Europa e dunque in Italia. Ha ragione sul fatto che altre liste come quella di Renzi e Bonino sono il massimo delle contraddizioni, però voglio dire anche lui con questo non mi candido poi mi candido ha dimostrato contraddizione, tra l'altro non è la prima volta perché io ricordo che ha addirittura detto se mi candidassi a sindaco di Roma sarei un cialtrone e poi si candidò a sindaco di Roma. Secondo me questi comportamenti non fanno bene a una classe politica che dice di essere impegnata a riabilitare la politica con la P maiuscola e a convincere gli elettori a tornare alle urne e a non astenersi. Sono allora, comportamenti che spingono la gente a stare a casa. Lina Palmerini e poi diritto di replica a Calenda.
No, io invece riconosco al senatore Calenda di aver fatto una scelta coraggiosa, perché rompere con Renzi a ridosso delle elezioni, beh, si è preso un rischio, perché è il rischio di cui parlava Marco Travaglio, cioè quello di superare la soglia. Quello che invece così non mi convince è l'idea di un centro che non sta né di qua né di là, per due motivi. Intanto perché il centro viene premiato quando fa una scelta di campo. Forza Italia sceglie stabilmente di stare in un campo e in quel caso il centro viene premiato. In secondo luogo perché persino in queste elezioni, che tecnicamente sono proporzionali, politicamente sono state impostate sulla polarizzazione. Vediamo la Premier, si gioca tutte le riforme del programma di destra, l'autonomia, la riforma del premierato che si sta votando e la riforma della giustizia che è stata presentata oggi. È uno schema o con me o contro di me, e questo azzera il centro. Quindi io mi chiedo com'è possibile ancora dire non sto né di qua né di là. Allora vado per ordine. Intanto, Marco, stai citando una cosa che sul sindaco di Roma, che io dissi anni prima quando facevo il ministro, e mi chiesero se il tavolo per Roma fatto per la Raggi era fatto per candidarmi, era molto prima, non c'entrava niente. Però sono passati anni. Esatto, facevo il ministro. Dopodiché hai ragione, io penso che ci voglia un accordo, e sono anche d'accordo, persino d'accordo con la legge per impedire a chi è candidato e non si dimette di andare in Europa. Però c'è un fatto, purtroppo, che la politica ha bisogno di un certo grado di pragmatismo. E quelle liste che tu dici sono cose molto diverse se tu fai tutta la campagna andando in televisione o con le cose votate Calenda, o dici no, andatevi a vedere i candidati. Poi è certo che purtroppo, per come funziona il sistema italiano, il traino del leader funziona. È una cosa che ritengo positiva? No, non la ritengo positiva. Sono prontissimo a siglare una legge che dica che non c'è la possibilità di candidarsi, però lo devono fare tutti, perché se no succede quello che sta succedendo, cioè che o di qua o di là c'è una polarizzazione che è molto forte, anche in un sistema proporzionale, anche tra due persone, Meloni e Schlein, che rappresentano una parte molto relativa dell'arco europeo. Noi siamo l'unica lista che andrà tutti i candidati nell'area dei liberali, chiamiamola così, di Renew, ed è un nesso molto importante per costruire poi una famiglia allargata. Quindi non c'è il problema allargata. Di o di qua o di là. Ma se noi facciamo lo di qua o di là anche sulle elezioni europee, quello che otterremmo è quello che stiamo ottenendo in generale. Cioè che sempre meno persone andranno a votare. E nel momento in cui sempre meno persone vanno a votare e che si parla sempre del solo dell'o di qua o di là, quello che accadrà è che piano piano la democrazia sarà a rischio, non per quello che dice la Meloni, ma per il fatto in sé. Veniamo a delle cose anche qui molto concrete. Giustizia, siccome oggi è stata varata la tanto discussa e annunciata riforma della giustizia, e voi di Azione voterete a favore, Costa, il vostro responsabile di giustizia, le dico la mia opinione, noi l'abbiamo presentata un anno e mezzo fa identica, anzi le dico cosa accadrà. Quindi le piace questa riforma della Meloni? Ma sì, l'abbiamo depositata prima della Meloni, la Meloni la fa oggi e la fa, a mio avviso, per non farla. Cioè quello che succederà è che andrà in coda al referendum, non verrà fatta, ma serve oggi come spot elettorale. Ma noi siamo convinti che due percorsi di carriera separati, con due CSM separati... Ma ci sono dentro anche altre cose, no? No, ma solo oggi è questo, no? Poi se possiamo parlare dell'abuso d'ufficio, ma non è oggi. E noi sono cose che avevamo nel nostro programma. Allora qui io credo che noi possiamo scegliere, cioè se la politica è dire no a prescindere a qualsiasi cosa... Anche se era nel tuo programma, chiaro, quando lo presenta un amico, farlo seriamente. Allora, Marco Travaglio, intanto bisogna dire che l'Associazione Nazionale Magistrati è stata durissima con un comunicato stasera, dicendo che c'è un intento punitivo nei confronti della magistratura e così la politica attuerà il controllo. E stanno pensando i magistrati anche di fare uno sciopero, adesso lo decideranno nei prossimi giorni. Però la Meloni, sempre stasera, ha detto riforma non è punitiva, non considero i magistrati dei nemici, forse chi lo dice pensa che il governo sia un nemico, quindi viene tutto ribaltato, e però resta che tutti i leader della maggioranza dicono che questa è una riforma epocale. Tajani dice si corona il sogno di Berlusconi. Allora a chi giova davvero questa riforma così fatta della giustizia?
E avremo una giustizia più efficace e con più risorse, che sono le due cose che davvero contano. È una giornata storica. Dispiace che non ci siano qui con noi Licio Gelli, Bettino Craxi e Silvio Berlusconi a festeggiare, perché aveva ragione Tajani, si avvera un sogno di Berlusconi e di tutti i piduisti come lui. Sbaglia l'Associazione Magistrati, secondo me, a dire è una riforma punitiva della magistratura, perché ai magistrati non toglierà assolutamente niente. Siamo noi cittadini che saremo danneggiati da questa schifezza. Perché il pubblico ministero, finché rimane nella carriera giudiziaria, nell'ordine giudiziario, nella cultura della giurisdizione, avrà esattamente come il giudice la finalità di accertare la verità, non di ottenere più condanne possibili. Se esce dalla cultura della giurisdizione per entrare nella cultura poliziesca, che è inevitabile perché diventerà l'avvocato della polizia, dovrà portare a casa più condanne possibile e quindi non sarà più quell'organismo terzo che fa le indagini sia a difesa sia ad accusa. Nel senso, se io durante l'indagine mi rendo conto che il mio indagato o quello che mi hanno denunciato è innocente, io lo faccio prosciogliere e vado a cercare chi è colpevole. Mani Pulite nacque da una denuncia, da una querela che fece Mario Chiesa contro un giornalista che diceva che lui rubava al Pio Albergo Trivulzio. Di Pietro aprì un'inchiesta per vedere se il giornalista stava calunniando Mario Chiesa, scoprì che aveva ragione, archiviò il giornalista e aprì l'inchiesta su Mario Chiesa. Questo fa il pubblico ministero oggi, che è collega e nella stessa cultura del giudice. Falcone e Borsellino sono stati sia giudici sia pubblici ministeri. È così che il Consiglio d'Europa, Calenda è un europeista, lo saprà, raccomanda uno scambio tra le funzioni. Perché? Perché il giudice deve sapere quali sono i problemi del pubblico ministero, il pubblico ministero deve sapere quali sono i problemi del giudice, quindi è bene che nella loro carriera facciano entrambe le esperienze. Infatti tutti i paesi, anche dove ci sono le carriere separate, il PM può diventare giudice e il giudice può diventare PM. Ma perché i magistrati non c'è nessuna punizione dei magistrati. Scusa, perché i magistrati temono che finiranno sotto il controllo del governo di turno? Perché sarà inevitabile. Questo è il primo passo. Tu separi le carriere, dopodiché comincerai a dire il giudice risponde soltanto alla legge, il pubblico ministero a chi risponde? Deve rispondere a qualcuno. Dato che è già in progetto la facoltatività dell'azione penale, chi è che decide quali reati le procure perseguiranno e quali dovranno ignorare? Lo deve decidere il Parlamento, mica lo può decidere il pubblico ministero a capocchia, no? Quindi allora, la maggioranza deciderà quali reati perseguire. A quel punto succederà quello che succede in la gran parte dei paesi dove le carriere sono separate: le procure dipendenti dal ministro della giustizia, il procuratore che per aprire un'inchiesta deve chiedere il permesso al ministro. Quindi chi festeggia stasera? Lina Palmerini? Ma festeggia la maggioranza che è in campagna elettorale, perché dal mio punto di vista una riforma di rango costituzionale presentata 8 giorni, 10 giorni prima del voto, già questo mi fa venire un dubbio di serietà. In secondo luogo, e questo lo chiedo, cioè va in un Parlamento, ma quale Parlamento lo esamina? Il Parlamento è ingolfato di decreti legge. Ma è questo, c'è la riforma costituzionale del premierato, in autunno ci sarà la sessione di bilancio, quindi quando riparleremo della riforma della giustizia? Ma l'ho spiegato prima, cioè è quello che vogliono, non gliene frega niente di fare la separazione delle carriere, perché sennò avrebbero usato un disegno di legge che era già depositato. Separazione delle carriere, da quello che dice Travaglio, sostanzialmente Licio Gelli voleva che i PM avessero più poteri. Può essere che sia così, non lo so. Ma se avesse ragione Travaglio, verrebbe da dire meno male che ci metteranno e che forse non approderà mai a niente questa riforma. Ma secondo me non ha ragione Travaglio, e non è una riforma proposta solo da Licio Gelli, è una riforma che propone il PD. Allora io credo che noi possiamo procedere così, cioè qualunque cosa proposta faccia la Meloni, che anche ha fatto magari il PD, non è parte della sua storia, voglio dire che non è solo di golpisti di destra, noi possiamo continuare a parlare di ogni cosa, non spiegando è sbagliata, è giusta, perché la considero giusta, tra Licio Gelli, il golpe, io non credo che si possa fare, possiamo
possiamo farlo, estremizzeremo solo molto di più il dibattito e la gente non, se ne non andrà. È quello che no, ma quello dicendo. Che ho detto prima è esattamente la risposta alla domanda che faceva Lina Palmerini. Però, il governo non ha intenzione di approvare questo, vuole dire prima delle elezioni che ha fatto una cosa, infatti Salvini non capendo neanche che non è stata approvata però, niente. Però qui stiamo cercando così. Di parlare del merito, no, Travaglio? Io penso che nel merito... dare due dati telegrafici? Penso che nel merito la cosa importante, se posso... Però ha parlato, vorrei, se possibile. Io penso che la cosa più importante di questa riforma non è tanto la separazione in sé, perché già oggi i passaggi sono pochissimi appunto. Tra una carriera e l'altra, e quindi non è né dannosa né positiva. Quello che serve è avere due CSM completamente separati, perché lì abbiamo visto anche il grado di intrelazzo, e per sorteggio, il che vuol dire che azzeri la possibilità delle correnti di fare, come posso dire, pastetta con la politica e decidere le questo cose. È quello questo che è quello dice, che ritengo. I due dati di Travaglio, poi Lina Palmerini? Dunque io sul sorteggio sono d'accordo, purché il CSM resti unico. È nato sul Fatto Quotidiano da una proposta dell'ex magistrato Bruno Tinti. Ma io se la sono d'accordo con lei, mi dico che lei è un piduista, sono contento di d'accordo con lei. È la separazione... No, ma guardi, dato che lei citava una delle due ragioni per cui dicono che bisogna separare le carriere, no? Che è quella che il PM va a fare il giudice poi va a fare il PM, perché poi, così essendo colleghi, si danno sempre ragione fra di loro. Allora... dal 2006 quando hanno messo già gli parlamenti per, tra ma le l'ho due già funzioni, citato Travaglio se l'è perso no, sono, ho già i passaggi detto che non... sono 45 ma all'anno già detto, e ma negli già ultimi detto. Anni okay, sono meno di 10 ma all'anno l'ho già detto l'ha detto questo Calenda, è qual è il secondo dato? L'ho già detto l'altra ragione per cui sempre si dice è che siccome sono colleghi si danno ragione fra di loro. L'altra sera Tajani, così come l'associazione degli avvocati, ci ha detto ma i PM si vedono sempre dar torto dai giudici, dobbiamo separare le carriere. Ma non ci avevano detto che le separavano perché i giudici danno sempre ragione ai PM? Le assoluzioni nei tre gradi di giudizio sono ormai arrivate, per le più varie ragioni, al 55%. Ma vuol dire allora, che non funziona che cosa qualcosa, le separate no? a fare? Cioè, quando uno fa una riforma costituzionale dovrebbe sostentarla con dei dati. I dati dicono che questa riforma non ha alcun senso, io non a meno posso, che non si voglia provo, pensare, provo a rispondere, diceva Pochino, che il PM e il giudice non prendono più lo stesso io non tasso. Credo che non abbia senso, perché credo che il momento in cui si fanno le carriere, i percorsi di carriera, è un luogo che si chiama CSM che li mette insieme. Il fatto che ci sia un problema, mi fa piacere che lei lo riconosca, che spesso le azioni penali finiscono in nulla, tranne che sul suo giornale, vuol no, dire che c'è nulla. Anche un problema di si efficacia chiamano dell'azione. Vabbè, okay. Nella si chiamano soluzione. Soluzioni non siccome però nulla. Nel mentre della soluzione i processi si fanno apposta nel per vedere chi è colpevole e chi è innocente. Nel mentre della soluzione il suo giornale li ha triturati tutti questi che vengono assolti. Allora forse il tema di un maggiore garantismo si pone ancora di più, no? Quindi Toti ma cosa c'entra Liguria, il garantismo dimettersi con questa roba qua? E c'entra totalmente. No, un attimo, deve dimettersi o no, Toti? No, io non chiedo dimissioni niente. Per fatti okay. che sono inchieste. Quello che ho detto alla maggioranza, la maggioranza deve assumersi la responsabilità sulla paralisi della regione. È difficile regione. Fare il presidente di regione. Questo è assolutamente così. Posso ma fare non una perché domanda, hai avuto un'inchiesta. Rapido. Allora, lei è stato ministro dell'industria, ha un'attenzione al mondo produttivo, ma questa riforma della giustizia in che modo aiuta nessuno. Il sistema? Velocizza? No, ma nessuno. Ma scusi, lei mi ha fatto una domanda sul perché io ritengo una cosa giusta. Dopodiché se mi fa una domanda quali sono le priorità, e magari in Italia e in Europa, che secondo me è utile anche per chi ci ascolta, così sa che deve andare a votare per l'Europa, sono tre cose. Ci andiamo. Sono la prima cosa, il fatto che ci sia una politica industriale comune e che quindi non ci sia più disparità di trattamento tra i diversi paesi europei e la quantità di soldi che ci possono essere messi dentro. La sanità, chiedendo indietro il MES sanitario, che populisti e sovranisti non hanno voluto, e la questione fondamentale del potere d'acquisto dei salari. Se io fossi al governo mi occuperei di queste tre cose, ma se mi va chiede bene. Nel merito di quella riforma, le rispondo su quella riforma. Voglio chiederle una cosa sulla guerra in Ucraina, perché si discute molto in queste ore se le armi occidentali che diamo a Kiev possano essere usate dall'Ucraina anche per colpire in territorio russo. Lei è favorevole o contrario? Sì, sono favorevole, a patto che le regole siano molto chiare, cioè che peraltro già succede di fatto, cioè che si possano colpire le basi di provenienza degli attacchi in territorio ucraino, che poi sono a ridosso dell'Ucraina,
Ma assolutamente ci siano delle regole di ingaggio che impediscano che si colpiscano, per esempio, anche basi quando sono in prossimità, tale da non escludere un danno alla popolazione civile, perché i nostri oggi qualunque uso, delle armi da parte dell'Occidente è fatto secondo regole di ingaggio che hanno proprio questo principio qua. Vengono autorizzate ad hoc. I principi invece su questo fronte lei in Ucraina non sta assistendo al bombardamento di Dresda o dal bombardamento incendiario di Tokyo ha fatto 120.000 morti. Perché? Perché persino nell'efferatezza... Anche perché il mondo sarebbe la terza guerra mondiale. Perché no? Persino nell'efferatezza, sto dicendo una cosa diversa, perché persino nell'efferatezza della guerra oggi si cerca in tutti i modi di minimizzare le vittime civili. Va bene. Però questo è il mio pensiero, perché altrimenti è molto difficile che gli ucraini possano contenere la Russia, cosa che io ritengo essere un fatto fondamentale. Travaglio? Ma l'Ucraina sta perdendo la guerra in Ucraina, non in territorio russo. Ogni volta che abbiamo aumentato la gittata e la potenza delle nostre armi in dotazione all'Ucraina, la Russia ha allargato il territorio dell'Ucraina che ha ritenuto doveroso occupare e distruggere alla sua maniera per mettere al sicuro i propri confini. Quindi se adesso noi autorizziamo gli ucraini a usare missili a lunga gittata per colpire in Russia, la Russia semplicemente distruggerà un territorio ancora più vasto di quello che ha già distrutto per essere sicura che gli ucraini non riescano a raggiungere, a superare il confine e a colpire in Russia. Se stanno creando quella zona di cuscinetto nella regione di Kharkiv è perché è stata colpita ripetutamente l'area di Belgorod, che è regione a ridosso di Kharkiv. Due anni fa il generale Mini sul nostro giornale, un generale NATO, non russo, un ex generale NATO, disse che più aumentavamo la potenza di fuoco contro la Russia, più condannavamo l'Ucraina al suicidio assistito. Continuiamo così. Ogni giorno l'escalation ci porta a dire sì a ciò a cui fino al giorno prima dicevamo no. E il risultato qual è? È che l'Ucraina continua a perdere territori, la Russia continua a distruggerli, continuano a morire persone e adesso sentiamo anche Macron che dice adesso li autorizziamo a colpire la Russia perché non è ancora il momento di trattare. Però quante altre migliaia di giovani ucraini devono morire prima che questi irresponsabili decidano che è il momento di trattare? Dopo aver mandato a monte la trattativa nel marzo 2022. Essendo gli irresponsabili gli ucraini che combattono. Cioè, premesso che fosse per Travaglio, i russi sarebbero a Kiev dalla seconda settimana di guerra e invece sono inchiodati al 17% del territorio. No, se fosse per me la seconda settimana di guerra firmata la tregua che Bennett aveva ottenuto e che Boris Johnson fece saltare. Secondo me quello perché non accade, perché non c'è lei. Perché se ci fosse lei avrebbero risolto il problema della Russia e del Medio Oriente, ma gli è sfuggita. La prossima si può candidare, mi faccia finire di parlare. Guardi che lei non legge nemmeno la stampa internazionale. Gli ucraini stiamo parlando dei negoziati di Istanbul. E oggi i russi attaccano dal territorio russo, per cui è già così. Attaccano dal territorio russo e attaccano a Kiev. E se lei andasse, io ci sono stato sotto un attacco a Kiev, saprebbe che non è che fanno queste sottili distinzioni. Queste sottili distinzioni li fa chi come lei dal primo giorno di guerra. Ma teme o non teme un'escalation? Certo che la temo. E io non solo la temo, ma penso che si stiano facendo due errori madornali. Il primo, parlare ognuno con la sua voce, cioè Stoltenberg una cosa, Macron un'altra. E credo che in una Occidente forte si dovrebbe fare una conferenza di pace. La seconda questione fondamentale è che noi stiamo aiutando gli ucraini per non avere un conflitto diretto, perché, e quindi l'idea di mandare soldati lì è radicalmente sbagliata. Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto con la Russia, cioè con l'Unione Sovietica, cioè il contenimento. Il contenimento, chiaro. Lina Pallini, ma lei non vuole andare nel gruppo di Macron?
Sì, ma c'ho un pensiero diverso da Macron. Macron ha detto che bisogna mandare i soldati. Lei Travaglio, dice che non bisogna mandare i soldati. Ma la sorprenderà. Io ho pensieri diversi da Macron su molte cose, mica solo su questo. Ecco, però, okay. Perché nella vita uno ha un'elaborazione di pensiero che è propria. Per esempio, la Schlein ha un pensiero diverso dal Partito Socialista a cui appartiene per quanto riguarda il colpire obiettivi russi. L'importante è spiegare il proprio pensiero, non in forma apodittica per cui si immagina che la Russia ha già vinto quando non vince. Calenda, è tantissimo, le posso chiedere a proposito di Europa? Chiaro che il diritto di replica è sempre ampio, ma in Europa bisogna stare anche con Giorgia Meloni per mettere insieme un governo europeo e con i suoi conservatori? No, perché Giorgia Meloni tanto sta indebolendo l'Italia andando appresso ai suoi amichetti invece di negoziare o parlare con i presidenti dei grandi paesi. Le dico, se io fossi presidente del Consiglio italiano, ci fosse la Le Pen in Francia, dovrei parlare con la Francia, cosa che lei non fa. Perché ha detto Meloni stasera che la Le Pen sta facendo un percorso interessante, che lei lavora a una maggioranza alternativa alla sinistra. Ma non ci sarà, bisogna far sì che non accada, per una ragione soprattutto, che quelle persone vogliono un'Europa che si frammenta e con piccoli paesi che contano poco in un'Europa che è disunita. Che rapidissima, rapidissima, le case green, che è una cosa che interessa molti italiani. Sì, io ho votato italiani contro, perché pensare di fare una normativa che dice che tu spendi 600 miliardi di euro in sei anni, non avendo noi i soldi per la sanità, non avendo i soldi dall'Europa per farle, perché ci costringe con regole di bilancio, anche giuste se vogliamo, ma stringenti, è una presa in giro, a meno che tu non le appioppi alle famiglie italiane che hanno un problema di potere d'acquisto. Questo fatto per cui il Green Deal viene costruito con obiettivi in cui non si spiega come raggiungerli è una delle cose che chiaro assolutamente non funziona. Scusi, Calenda, è a favore dello Stato della Palestina? Sono stati... Non solo sono... No, però il governo italiano, per esempio, si è astenuto all'ONU... Non solo, ma sono due cose molto diverse. Sì, non solo certo noi siamo favorevoli ai due stati, ma io come ministro... Ma l'Italia dovrebbe riconoscere lo Stato di Palestina? Ma devi prima costruire lo Stato di Palestina, se no quello che ti succede è che non te lo riconosce Israele e vanno avanti così. E lo rivendica Hamas, cosa che è già accaduta. Allora, già oggi ogni ministro italiano che va lì, deve andare che va in Israele, deve anche andare all'autorità nazionale palestinese. E l'obiettivo di tutta la politica estera italiana è il riconoscimento e la costruzione di uno Stato palestinese, ma va costruito attraverso un negoziato, perché altrimenti Hamas farà quello che ha già dichiarato: abbiamo vinto noi, vedete che ci voleva il 7 ottobre. Telegrafico, il premierato è una stupidaggine totale. Ecco, ma farà la fine della riforma della giustizia, nel senso che il governo alla fine non ne farà nulla, perché vanno avanti no, come secondo me il governo la usa come ennesima ordalia per nascondere il fatto che sulle cose che contano per i cittadini non ha fatto assolutamente niente, ed è una riforma stupida che non c'è in nessun paese del mondo, e dovremmo incominciare a pensare che forse se non c'è in nessun paese del mondo non funziona, rispetto alla quale noi ci opporremo strenuamente. Ha 30 secondi per convincere un'elettrice o un elettore che non va a votare alle prossime europee sabato 8 giugno e domenica 9 giugno. Cosa direbbe per convincere la Oggi il grande problema che ha l'Italia in Europa è che è 25esima su 27 in termini di influenza al Parlamento europeo, e lo è perché ci manda persone poco competenti che non sanno stare nel mondo. Noi abbiamo fatto una lista che in termini qualitativi e di competenze credo non sia mai stata fatta. Abbiamo un programma molto dettagliato, forse il più dettagliato, idee molto chiare, andremo tutti nello stesso gruppo politico per costruire un'Europa che passi da condominio litigioso ha una grande potenza, perché di questo abbiamo bisogno per essere sicuri noi e avere una prospettiva di sviluppo per noi e per i nostri figli. Cosa sono? Dove sono? Dove sto andando? Quale pagina mi trovo? Quale universo? Chi sta guidando? Cosa sono? Dove sono? Dove mi state portando? A quanti passi dal traguardo? Se resto ancora, quanto ci perdo? Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato.
disobbedisco al sistema. Io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema. A questa messa in scena, cosa sono, dove sono, quanto costa il mio tempo? Cosa stanno tramando, per chi stiamo vivendo, chi ci sta bombardando? Cosa sono, dove sono, qui si sta surriscaldando. Bruciano già i piedi, onde alte dei metri, ci stiamo estinguendo. Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Non ho mai capito perché tanto dolore, questa rabbia ormai è una gabbia in cui ho rinchiuso il cuore, deluso da ogni cosa che credevo giusta, gettata nella spazzatura, entrata tutta in una busta. Qua è tutto marcio, dalla testa ai piedi, solo se non vuoi vederlo non lo vedi. Quando ti sei reso conto che è tutto sbagliato, è troppo tardi ormai, hanno inventato un altro stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, questa messa in scena. Thank you.
città, dov'è? Dove posso trovarla? Come posso io risolvere la confusione? Come posso domarla? Paura di essere diverso dalla massa, faccio il boy almeno quando è in corso una matassa, odio la rissa, però la fissa per il mio orgoglio. Io non mollo, non cerco comprensione, non amo i complimenti e odio quando tutti stanno in fila sull'attenti, col busto dritto ma la lingua tra i denti. Io non mollo. Aspetterò quel giorno in cui mi metteranno in lista per entrare anch'io e scendere in pista, ballare fino a quando non finisce la festa. Finché non mollo, io non mollo. Mi hanno mai convinto le vostre ragioni quando dite che mi servono le raccomandazioni, ma la musica non è per coglioni. Io non mollo. Chiedono soldi in cambio di successo, ti portano ad X Factor, buttano nel cesso. Per qualche bella piotta avrò visibilità e quei 5 minuti di celebrità. Costretta a scrivere solo canzoni d'amore, vuote la mia piuma incarcerata per ore. Pregherei un Dio come nelle favole, ma non posso credere di nuovo nelle favole. Casa e già si sente in gabbia e crescono i seguaci dell'impero. Non sembra vero ed alla fine forse è più sincero. Chi vede nero ed è troppo stressato perché il futuro è cieco ed il presente è già passato. Il sole dentro te stesso ti scalda il cuore, ma il cuore io dove l'ho messo? In fondo al mare, dentro un amore, in cima al letto, sotto le suole delle scarpe. 39, numero fisso, me la prendevo con me stesso, lo so che non risorgerò. Questo non è un e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò perché non vivo per un like, non uso i bot.
odio l'arresto. Ho rifiutato più di un posto fisso, che se sto troppo fermo io collasso, perché ogni giorno devo fare un passo verso me stesso. Non c'è una direzione che mi piaccia, io sono l'acqua, il tempo e la borraccia. Non vivo col terrore nella tasca, odio la massa e basta. Sono uno stronzo, tra due minuti già sono sbronzo e me ne frego della cassa, del capitale. Voglio morire su un'astronave asceso al cielo. Non sarò il primo, sarò il secondo a finire su un Vangelo, ma so che non risorgerò. Questo non è un film e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò, diventeremo dei robot coi fili burattini dai profili al top. Amai colo, amai colo, amai colo.
arrivi l'aurora. Stiamo a guardare esplodere le luci del mattino. Nel buio ci accarezzano, nel vuoto ci trasportano. Incatenato soltanto dal tuo punto di vista, fuori e dentro te c'è la via d'uscita, la natura nasconde, il mistero è vita, la mente umana spesso
è illusiva, ma un enigma è solo un enigma nella tua prospettiva. C'è una vibrazione in ogni forma, ed ogni forma ha una propria ritmica. Si espande, si contrae, lascia un'orma. È lì che puoi ascoltare la tua musica. Vivi la natura, vivi la natura, vivi la natura, perché natura sei. Vivi la natura, vivi la natura, vivi la natura, perché natura sei. È la sinfonia dell'universo, tutto di suoni cosparso. Vivi, vivi la natura, conosci la sua architettura. Tutto è ignoto per chi non sa ascoltare, tutto è invisibile per chi non sa, ma tu, vivi la natura. Natura sei, vivi la natura, vivi la natura, vivi la natura, perché natura sei e resterai. Sei e natura resterai. Quando partirò mi porterò l'incanto di quel giorno insieme a te, che parlavamo della nostra arte pure te, ne fatte di sculture e di pitture per non farti più dimenticare. Stavo insieme a te sempre con la scusa di studiare, ma in realtà noi ci volevamo divertire e ci riusciva molto bene. Oddio se mi ricordo quante risate insieme. Che pazienza avevi, con te ogni tanto almeno mi potevo anche sfogare, e tu puntuale mi mandavi poi a cagare ogni volta che la nominavo, quella ultra super bella con cui non sei riuscito mai a parlare. Amici e poi stupidi eroi all'avventura, ma cercavamo noi unici e poi ricordo poi tutte le serate senza fidanzati,
oltre alle risate ne abbiamo fatte di cazzate. Una volta ci hanno anche portato in gabbia per darci l'antirabbia e le corse a piedi per vedere chi arrivava primo al treno. Urlavamo tanto noi ce la faremo e forse ce l'avremo fatta un giorno quando ci rincontreremo al primo treno. Quando ti dicevo di non correre, tu amavi la velocità, troppo sicuro di te stesso, hai corso per andare un po' più in là. Chissà se sei arrivato al primo posto, che cosa c'è se c'è anche la musica, perché se lei non c'è io arrivo un po' in ritardo, tu aspettami però in cima al traguardo. Amici e poi stupidi eroi all'avventura, ma cercavamo noi unici e poi tela e Don Chisciotte sogna una vela che si dispiega soltanto nel vento di un respiro che dura un momento. Dove si va? Dove staremo andando per la mia età? Deriso già in partenza dalla mia lungimiranza, verso chissà in quale verso. Dove si va? Dove staremo andando? Verso chissà in quale mondo. Un fiano della pace, la vostra guerra, sempre in trincea, per la vostra e per la mia poesia. Sogna, sogna Don Chisciotte, tanto ormai l'hai fatte tutte. Cosa speri di trovare dentro quelle scarpe rotte o nelle palette mulini che ha scambiato per assassini e poi sassi per ovini, campanacci per clarini, principesse per pollame, pantaloni per sottane, un sorriso per un bacio e piedi puzzolenti per un pezzo di ghiaccio. Dove si va? Dove vogliamo andare? Sotto la barca si muove, aspettigli un momento. Sogna, sogna Don Chisciotte, prima che si faccia notte e si spengano le stelle dentro le nostre ville, in mezzo a veli delle spose, sopra le nostre pretese, nei rosoni delle chiese, nelle bandierine appese, la gente che combatte sempre con le chiappe strette. Non spegnete per favore il battito inspiegabile del loro cuore. Le
che senza un confine preciso ti segnano della tua fine un sorriso che solo una maschera può regalare per non perdersi più in questo mare. Sogna, guarda il mare e viaggia in un giorno che non può tornare. Sorriderà, vivrà. L'amore è un'orma sulla sabbia che tu vorresti ritrovare. L'amore è il tempo che ti cambia, è il sole che ti fa sudare. Sua felpa bianca nei sogni tuoi, distanza che porta da lei lì nella sua stanza, ricordi ne hai. Quando lo incontri tra la gente, lo riconosci dai suoi occhi, l'amore è l'onda che tu tocchi, è il sale che si sente in fondo al blu di questo enorme mare. Ci sei anche tu, l'unica che so amare, forse laggiù in questa lunga spiaggia ci sei anche tu, e scende un po' di pioggia e senti che ti manca, dolce com'era la luna che imbianca le onde la sera. Bella com'era la gente che canta su questa scogliera, in fondo al blu di questo enorme mare ci sei anche tu, l'unica che so amare. L'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà, vivila. L'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà. Siamo riusciti a restare vicini, probabilmente era lo
l'oscurità, la mia paura di poter odiare una vita tranquilla, la sua crudeltà. Non siamo riusciti a passare il confine tra l'ambizione e il bisogno di vita. Le nostre ferite, il cuore di spine, di questa storia non lasci di più. Ma il sole ritornerà ogni giorno sulle strane geometrie del tuo mondo. Divento più giovane ogni giorno perché non riesci a sentirlo anche tu. Coprono il cuore. Sei come l'aria in questo universo.
passano le ore nel traffico e la casilina nel buio la notte, mentre correvo un po' fatta senza paura di essere forte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Mi mancano i nostri scherzi, i nostri sogni illusi e persi, i tuoi messaggi appena sveglio, la birra calda e le sigarette, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Mancano le nostre canzoni tristi, scritte in cucina, colme di ira, logorante l'attesa di voi artisti, di chi come me artisti aspira. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Cresco ma sento tutte le grida di chi dalla cima si butta ed affronta, usa le lacrime come pesticida e con il sangue lascia un'impronta indelebile sul suolo, trova un pensiero represso dal volto dell'odio. Amore, ricordati di noi se esisti davvero, perché qua giù di vita si muore. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Questo mondo cancella l'abilità di sognare, tu adesso mi togli quella di sperare. Ti guardo un momento e sento la sofferenza, dimmi se puoi scordarla, se puoi vivere senza. Fare tutto, lo giuro, smetterei di cantare se servisse annullarsi per saperti felice. Lo so, siamo legati dal sangue dell'ere e continuo a camminare nonostante tutto. Come fai a credere nell'umanità che intrappola le onde, che non ha verità? Perché non te ne vai, te ne vai in una città all'estero lontano in cerca di felicità. Sei giovane, tu devi andare all'università, potresti far di tutto con le tue capacità. La musica non è un mio film ed è la mia realtà, è solo il mio bisogno che no, non sbiadirà. Quando sei sdraiato e ti carezzo i capelli, ritorna l'amore e i ricordi più belli. Fissi il pavimento girando la stanza, ti guardo parlare ma non è abbastanza. Perché le parole uniscono lentamente i nostri momenti, la notte si parla sempre dei problemi della vita. Cerchiamo di aiutarci nonostante il dolore non riesca a placarsi. Come fai a credere nell'umanità? Intrappola le onde che non ha verità. Perché non te ne vai, te ne vai in una città all'estero lontano in cerca di felicità. Sei giovane, tu devi andare all'università, potresti far di tutto con le tue capacità. La musica non è un mio film ed è la mia realtà, è solo il mio bisogno che no, non mi dispiace, lo ammetto, non sono perfetto.
accidentata, che a te sembra inferno, ed io chiamo vita. E se questa è la condanna, io l'abbraccio, e come una droga scorre sotto il braccio. Come fai a credere nell'umanità? Il trappola, le onde, che non ha verità. Che non vorrei aver nulla da dire, e in fondo non vorrei neanche stare qua. Le tue parole adesso non mi sfiorano più, e fidati di me, va a dar lezione a quel che rimane dentro di te. Ho fatto errori e ne continuo a fare, cerco di buttarmi giù, questo quinto piano mi impedisce di volare giù, giù. Non riesco a sopportare le giustificazioni, le mie ricerche d'attenzione. Voglio farmi odiare, perché a volte ciò che di buono rimane scompare da questa mia mente surreale, da questo istinto primordiale che non mi lascia in pace. Preferirei uccidermi per dimenticare questa ossessione maniacale che mi amplifica tutto il male. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace di farla finita adesso. Odio la compagnia, ma continuo a cercarla in ogni persona. Non so cosa sia, ma non riesco a trovarla, una fantasia. Sta pace interiore è una frenesia, un'invenzione che mi fa impazzire, e che mi sono legata, e queste catene mi stringono gli organi alle pareti. E tutto quello che ho da dire è che non vorrei aver nulla da dire. In fondo non vorrei neanche stare qua. Chissà se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità. Se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Il coraggio, non ne sono capace. L'estate al mare, troppi gelati, squagliati al sole, sponsorizzati in ogni canzone, acido lattico a profusione, perché si deve remare, remare sulle onde del mare, più forte del mare, si deve remare, remare. E non c'è salvagente, non c'è bagnino, se chiedi aiuto, ma da casa ho portato un pallone gonfiato. E non pensare che sia
cappelle da colorare, beati voi che non rischiate d'affogare, e senza crema solare si deve remare, remare, anche perché non so nuotare. Più forte del mare, si deve remare, remare. E non c'è salvagente, non c'è bagnino, se chiede aiuto, ma da casa ho portato un pallone gonfiato. E non pensare che sia già tutto esaurito, ci si calpesta in questo spazio infinito. State al mare, mi si sciolgono le vene, inizio a sanguinare, non distingo il male dal bene. Mi fa incazzare pure il telegiornale che raccomanda a tutti di bere, di bere. Odio la sabbia che si accolla in mano a gioia, porca troia, non te molla. Volevo rilassare l'ansia, invece qua c'è sta la folla che s'annoia. E non c'è salvagente, non c'è bagnino, se chiedi aiuto, ma da casa ho portato un pallone gonfiato. E non pensare che sia